Il miglior bilancio degli ultimi 8 anni, sono molto molto soddisfatto, sia perché lo abbiamo fatto in condizioni estreme, con tanti tagli che negli ultimi anni hanno caratterizzato le politiche del governo, da ultimo anche a dicembre di questo governo. Abbiamo mantenuto le risorse per tutti i settori strategici, abbiamo dato risorse importanti per rafforzare tutte le partecipate del Comune di Napoli, ASIA, Napoli Servizi, ANM e soprattutto la vera novità, un piano di assunzioni che parte nei prossimi giorni e si conclude nel 2021, che vede circa 1500 assunzioni tra Comune di Napoli e partecipate, in modo da fare fronte anche ai pensionamenti alla quota 100, immettere persone giovani ed evitare poi che non si riescono a garantire quei servizi che sono necessari per innalzare la qualità della vita della nostra città. Quindi siamo davvero molto soddisfatti anche del clima in Consiglio Comunale, la maggioranza molto compatta, l'opposizione quasi tutta ha avuto un approccio costruttivo, mentre ad altre città trovano una mattina all'improvviso 12 miliardi per salvarla, la città non solo si salva ma rilancia grazie alla sua forza, alla sua autonomia, alla capacità di riscossione, alla lotta all'evasione, di valorizzare il patrimonio immobiliare, di eliminare qualsiasi forma di spreco e governare con le mani pulite per esclusivo amore della nostra città. Sindaco, ieri sera qualcuno in aula ha detto che questo è il suo ultimo bilancio da sindaco, sarà effettivamente così? No, io scado nel 2021, ci saranno altri due bilanci preventivi. Ci sono i rendiconti, poi ripeto, lo sapete come me, ci sta il discorso eventualmente delle regionali l'anno prossimo, ma il Comune andrà avanti fino al 2021, lo sapete che il mio desiderio principale è quello di fare il sindaco fino al 2021, ma se può servire alla Campania e a questa città avere finalmente una guida a Palazzo Santa Lucia che governa con lo stesso amore, la stessa passione, con le stesse mani pulite e la competenza che abbiamo messo in campo in questi anni a Napoli, ne beneficerebbe non solo tutta la Campania ma anche molto Napoli, perché aver governato tanti anni senza avere un interlocutore istituzionale all'altezza a Palazzo Santa Lucia vi assicuro che non è stata una bella cosa, quindi vediamo, è una valutazione che faremo insieme, ma per ora sono contentissimo perché è un grande lavoro di squadra questo bilancio che mi rende orgoglioso anche dei tanti dipendenti, donne e uomini del comune, delle municipalità e delle partecipate che tra mille difficoltà onorano il ruolo che rivestono e lo fanno nella loro stragrande maggioranza con competenze per amore di questa città, perché Napoli in questo momento non è più la città che viene vista al mondo come la città della camorra e dei rifiuti, ma è la città dell'umanità, della rinascita culturale e della grande partecipazione democratica.